Il 60% delle donne cavesi ha subito o subisce tuttora una violenza fisica o psicologica. È quanto emerge da un questionario proposto dall'associazione Frida che contrasta le violenze di genere. Un dato allarmante reso noto stamani nel corso dell'incontro tenutosi a Palazzo di Città, a Cava dei Tirreni, per annunciare l'apertura di un nuovo sportello dell'associazione all'interno del distretto sanitario Cava Costa d'Amalfi. Lo sportello mira ad intensificare la campagna di sensibilizzazione contro la violenza a danno di donne e bambini e naturalmente si pone come punto d'ascolto per sostenere chiunque viva una condizione di disagio o subisca discriminazioni di genere. Il nuovo sportello sarà in funzione il giovedì pomeriggio dalle 16 alle 20 e il sabato mattina dalle 9 alle 12. È chiaro che lì c'è un servizio di prima accoglienza di chi vive un disagio, comunque ha voglia di raccontare o di raccontarsi, e poi da quel momento, così come si fa di solito come protocollo, cioè, si chiede l'intervento del professionista che può essere un legale, uno psicologo, un neurologo, il tribunale dei minori, i carabinieri. Lì poi si allerta chi ha la competenza per aiutare la persona che è venuta allo sportello. Abbiamo detto sì a Frida perché l'associazione Frida garantisce un servizio coerente con i servizi del consultorio familiare. Il consultorio familiare è la casa delle donne e della famiglia. A Cava dei Tirreni dal 1975 insiste su questo territorio. Frida è un'associazione di volontariato importante, vera, che garantisce una presa in carico competente e può orientare la donna all'interno dei servizi.